Di essere intervenuti oggi usciamo di un pochino, diciamo, dal nostro amato Medioevo, perlomeno nella sua periodizzazione definita, perché siamo in pieno Rinascimento, anche se poi ci pensavo anche ieri sera, non è che le date sono una saracinesca, che quando la tiri giù tutto quello che c'era prima non esiste più e improvvisamente diventa tutto diverso. Il Rinascimento attraverso il Medioevo ne è il diretto prosecutore e quindi ci sembra opportuno, soprattutto per quanto riguarda i temi che trattiamo oggi, quindi quelli dell'alimentazione, dei cibi, delle bevande, ci sono grandi cambiamenti, ma poi alla fine le persone mangiano e bevono. Il libro che presentiamo oggi che è Rinascimento in cucina. Quindi io ti ringrazio tantissimo di essere qui con noi e lascio la parola a Borba che così smetto di dire anche come ho fatto finora. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie a Maurizio, Italia Medievale, che appunto con cui collaboriamo da tantissimo tempo. Allora, appunto, io sono Serena Piandro, mi occupo di varie cose, ma il Rinascimento continua ad essere una delle cose che amo di più in assoluto. Quindi volevo iniziare parlando di, molto molto brevemente, di che cos'è effettivamente il Rinascimento, perché comunque si tratta di un termine che molto spesso non viene capito completamente. E che cos'è il Rinascimento rispetto al Medioevo? E soprattutto che cos'è la cucina rinascimentale? Molti di voi sono stati anche al nostro incontro sulla cucina medievale, ricordo diverse persone, quindi sapete già in buona parte di che cosa si tratta. Quindi, secondo me, a questo punto è fondamentale dire che cos'è la cucina rinascimentale e in che cosa si differenzia rispetto alla cucina medievale. Il Rinascimento, così come lo intendiamo, è un movimento artistico e culturale che ha come caratteristica principale il proposito, di fare rinascere la civiltà del sé. Questo per semplificare veramente in un modo estremo. Quindi in realtà questo intento di fare rinascere la civiltà classica è qualcosa che affonda le sue origini assolutamente nel Medioevo. Pensiamo anche sulla Petrarca. E a tutti coloro che sono venuti dopo. Solo che il Rinascimento si caratterizza per un intento il più possibile imitativo, quindi è una ricerca del mondo classico e della cultura classica e di come ricrearla nel loro mondo contemporaneo. E questa cosa si verifica anche nella cucina. Malgrado il fatto che il testo principale della cucina romana, il testo di Avicio, sia un testo che è già stato riscoperto e divulgato a partire dal 1200, a partire dal 1400 diventa invece sempre più fondamentale. Viene studiato, viene letto, viene divulgato, ma non viene in realtà praticato dal punto di vista culinario. Quindi, come spesso avviene anche nell'arte, questo desiderio di imitare la cultura classica è più una tensione ideale che non una cosa che viene effettivamente fatta. Cioè, pensate anche solo appunto alla pittura rinascimentale, che ha pochissimo a che vedere con la pittura greca e latina naturalmente, ha delle caratteristiche sue peculiari, però allo stesso tempo c'è la ricerca di questo equilibrio, di questa armonia che viene considerata tipica della pittura classica. La stessa cosa avviene nella cucina. Nonostante il fatto che, come vedremo, la cucina rinascimentale è assolutamente erede della cucina medievale. Quindi c'è un'idea del cucinare come ricerca di armonia. Che cosa significa questo? L'armonia dal punto di vista dei sapori, ma anche l'armonia per quello che riguarda le caratteristiche dei singoli cibi, in quanto seguendo comunque quelli che sono i principi anche della medicina medievale, ogni cibo ha tutta una serie di caratteristiche, può essere
secco, umido, caldo, freddo, e quindi avere determinate conseguenze sullo stato di salute, il cuoco deve essere abile nel mettere insieme queste componenti in maniera tale da soddisfare il gusto del suo signore e contemporaneamente mantenere un ottimale stato di salute per chi mangia appunto questo cibo. E quindi la ricerca dell'equilibrio, la ricerca dell'armonia, ma anche un concetto che nel Medioevo assolutamente non facciamo molta fatica a trovare, se non appunto come indicazione generica nei testi medici, che è il concetto di moderazione. Noi abbiamo uno dei testi principali del 400, che è De Honesta Voluptate di Bartolomeo Sacchi, che soprannominato Platina, che commenta uno dei testi principali della cucina del 400, che sono i testi di Maestro Martino, e parla del fatto che nel momento in cui ci si nutre è fondamentale ricercare un onesto piacere. E per onesto piacere intendo un piacere secondo il modello di Epicureo, il che significa un piacere non eccessivo, un piacere assolutamente moderato, che deriva dal corretto uso degli alimenti. Quindi, naturalmente tutte queste cose sulla moderazione, come vedremo parlando di banchetti, restano delle teorie assolutamente vaghe e non praticate. Però rimane il fatto che comunque l'imitazione al modello classico si ritrova appunto nei testi medici, e noi ritroviamo addirittura una cosa che nel Medioevo assolutamente non esiste, si è persa completamente, che è l'abitudine di acquare il vino. Nel Rinascimento, per imitare appunto il simposio greco, si ricomincia dall'acquare il vino, una cosa che appunto i medievali assolutamente si rifiutavano di fare. Come vedremo anche nel Rinascimento, la maggior parte delle persone si rifiutavano dall'acquare il vino. Però comunque il fatto che venga proposto come modello di consumo del vino adesso è stato particolarmente significativo. Un'altra caratteristica della cucina medievale è che iniziano per la prima volta a comparire i nomi dei cuochi. Nel Medioevo, come spesso accade per quello che riguarda la letteratura, la pittura e tantissime altre cose, molto spesso il cuoco che ci trova nel manoscritto è un cuoco anonimo, quindi che si rifà ad una tradizione precedente. Il cuoco rinascimentale, invece, sia del 400 che del 500, è un cuoco ben inserito nel suo contesto, che sa di proporre una cosa differente rispetto a quello che propongono gli altri cuochi e mette la sua individualità e il suo modo di fare al primo posto. Questa è una cosa che noi ritroviamo molto spesso nel Rinascimento, appunto l'affermazione dell'individuo, il cuoco umanista, perché comunque non deve semplicemente limitarsi a fare un lavoro di tipo meccanico. Il cuoco umanista conosce questi vertici, conosce gli abbinamenti tra i cibi, conosce le spezie, sa come procurarsene e sa come trattare i vari tipi di carne, di pesce e gli altri ingredienti in maniera tale da creare un pasto equilibrato. È un cuoco consapevole della sua dignità, e questa è una cosa che noi rivedremo soprattutto nel 500. Poi abbiamo utilizzato altri testi, sia del 400 che del 500, testi medici come ad esempio il trattato sulle insalate di Felici, che è particolarmente interessante perché poi mostra anche come la frutta e la verdura quasi completamente dimenticate nel Medioevo invece ritorna in auge anche per questa imitazione nel confronto del mondo classico di cui vi ho parlato. Un testo invece sui latticini di Pantaleone di Confienza, anche di questo vi diremo due cose perché è particolarmente significativo vedere come alcuni dei formaggi del 400 sono assolutamente identici ai formaggi che consumiamo adesso, e li hanno fatti esattamente allo stesso modo, come ad esempio il parmigiano, che viene chiamato il formaggio di Piacenza, quindi non c'entra la regione di Parma, ma Piacenza viene citato. E insomma, poi ci sono altri testi, appunto, c'è un testo molto interessante di Michele Savonarola, che era imparentato con il più famoso Savonarola, che ha operato a Firenze, che ci parla appunto delle varie proprietà dei cibi e tutte queste cose qui, ed è molto interessante perché tratta ogni singolo cibo a seconda del suo livello più o meno alto di tossicità, perché secondo lui i cibi assolutamente innocui per la salute praticamente non esistono, quindi tutti i cibi vanno consumati con attenzione, con moderazione, perché comunque potrebbero essere dannosi. Ho dimenticato
dedicato qualcosa sui discorsi sull'arte medica di Dioscoride, che invece è un altro testo assolutamente fondamentale per la medicina del Cinquecento, e che è un compendio di tutto quello che i greci e i latini hanno scritto, sui vegetali, sui cibi, su tutto quello che appunto si può mangiare o si può preparare, e a seconda appunto di quello che gli antichi hanno scritto e di come i moderni poi successivamente hanno commentato. Anche questo è un testo monumentale che supera le 1000 pagine, pieno di illustrazioni, molto interessante, ed è particolarmente interessante perché poi ci parlerà di un argomento che tratteremo alla fine, che è l'arrivo degli ingredienti delle Indie occidentali in Italia. Uno degli elementi di innovazione principale rispetto al Medioevo e di ripresa dell'antica Roma è l'introduzione dell'olio d'oliva, non che non si usasse nel Medioevo, ma era una sorta di surrogato delle classi di origine animale relegato ai giorni di Marco. Nel Rinascimento non è più così, diventa un grasso di coltura utilizzato anche per le carni, non solo esclusivamente nei giorni di Marco, ed entra a pieno diritto nelle reati delle cucine di alto livello, mentre nel Medioevo non era così. Era così invece nell'antica Roma, dove era il grasso per eccellenza di cottura, quantomeno nella cucina di alto livello. E un altro elemento è il burro, che per la prima volta, e questo in assoluto, entra nell'alta cucina. Il burro nell'alta cucina non c'è mai stato né nell'antichità romana né nel Medioevo, nel Rinascimento entra nell'alta cucina. È un elemento di innovazione fondamentale il fatto che tutti, questo non significa che si perdano i grassi di origine animale, tutti i grassi di cottura vengono utilizzati nell'alta cucina. Questa innovazione, sia rispetto all'antica Roma che nel Medioevo, dove c'era di preferenza un unico grasso di cottura, nell'antica Roma l'olio d'oliva in particolare, e nel Medioevo i grassi di origine umana, in particolare il maiale, erano i grassi di cottura di preferenza, mentre nel Rinascimento si usano tutti i grassi di cottura possibili. Anche per quanto riguarda gli oli, il principale è l'olio d'oliva, ma si usa anche l'olio di mandorle in misura minore, e alcuni cuochi preferiscono non usare l'olio di noce o l'olio di vino, ma sicuramente tutti i gas di cottura vengono utilizzati nell'alta cucina. Un altro elemento di innovazione, che accennava prima Serena, è l'introduzione di frutta e verdura nei banchetti. Nel Medioevo non troviamo frutta, quantomeno la frutta, e non troviamo quantomeno la verdura cruda nei banchetti, mentre l'utilizzo di insalate, anche vere e proprie insalate, anche se non semplici, come uso l'esempio della sola lattuga, come magari facciamo adesso, era utilizzato, ma più spesso sono insalate miste con vari elementi, con anche frutta all'interno, è ampiamente diffuso nei banchetti. Questo è un elemento di innovazione assoluta rispetto al Medioevo, dove la verdura è spesso cucinata magari con grassi di origine animale, magari con il lardo, con lo strutto, e non è apprezzata la verdura tal quale, quantomeno la verdura cruda. Il termine insalate, l'uso delle insalate, viene proprio dal Rinascimento, quindi le insalate condite con olio, aceto e sale nascono proprio qui nel Rinascimento. E si usano qualsiasi tipo di vegetali, tanto che c'è un detto di un autore che ha trattato sulle insalate, che dice che la primavera ogni erba fa insalata, quindi ogni erba entra nell'utilizzo come insalata. Un altro elemento invece di continuità, perché non ci sono solo elementi di innovazione rispetto al Medioevo, ma c'è anche un'ampia parte di continuità, è l'utilizzo delle spezie. Ritroviamo le stesse spezie del Medioevo, quindi, che sono in gran parte diverse da quelle che siamo abituate a utilizzare noi oggi. Sicuramente il pepe, con la particolarità che abbiamo sia pepe tondo che pepe lungo, che è un pepe oggi ritrovabile magari nella cucina etnica, in particolare nella cucina indiana, ma è un pepe più pregiato, ampiamente utilizzato sia nel Medioevo che nel Rinascimento. Ritroviamo lo zenzero, una spezia fondamentale, sia nel pepe che la spezia più utilizzata nel Rinascimento, ed è presente in tantissimi piatti. La cucina rinascimentale senza zenzero è veramente difficile prepararla. E troviamo anche altre spezie, come i piani del paradiso, una spezia particolare che oggi si è persa, presente anche nel Rinascimento, anche se fosse in misura minore rispetto al Medioevo. Noce moscata, chiodo di garofano, sono tantissime le spezie, ma anche le erbe aromatiche. C'è una quantità notevole di erbe aromatiche, più ampia rispetto a quella utilizzata o
oggigiorno nelle nostre cucine comunemente, e questo è un elemento di continuità con l'antichità e con l'antichità classica, con l'età e con il medioevo. Abbiamo degli esempi di elenco importante di banchetti per due o quattro persone, magari preparati. Alcuni esempi li abbiamo riportati per sono una quantità di portate che potrebbero bastare per centinaia di persone, vengono portate al tavolo di quattro persone magari. E a volte si pensa all'antichità romana come esagerazione dell'alimentazione, in particolare che so, le salvie con il petrolio, così, ma nella pratica è il Rinascimento la vera esagerazione dal punto di vista culinario, dove l'esasperazione della quantità e della varietà viene portato in pratica a tavola. Il Rinascimento è una vera e propria esagerazione, nonostante appunto la teoria di alcuni medici e di alcuni teorici dell'alimentazione che propagandano la moderazione. Nella pratica non è così quasi mai, la moderazione non c'è più tanto anche da questo punto di vista. E anche l'acqua del vino, non so quanto effettivamente venisse messo in pratica dalla maggior parte delle persone. Ad esempio abbiamo un esempio di pagamento di alcuni cuochi e degli aiuti cuochi di cui faceva parte anche l'alimentazione, e la quantità di vino giornaliera che gli veniva data era veramente tanta, sulla quantità di 2 litri per gli aiuti cuochi e molto di più per chi invece aveva un ruolo più importante. Questo era per il consumo personale, cioè non è, la moderazione non era la forte, nonostante la teoria. Il problema dell'acqua per la medicina medievale è che l'acqua è l'elemento umido e freddo per eccellenza, quindi non è adatto per tutte le complessioni. Cioè, se una persona ha una natura che tende verso l'umidità e verso la freddezza, l'acqua peggiora questo tipo di condizione. E il discorso non riesco a spiegarvi nei dettagli la teoria degli umori del medioevo, perché è una cosa veramente molto lunga e molto complessa. Però il discorso veramente in sintesi è questo: il cibo deve controbilanciare quella che è la natura e la complessione di una persona specifica. Quindi l'acqua in generale è una cosa che raffredda lo stomaco, inumidisce eccessivamente, quindi rende la digestione particolarmente complessa. Questa è la teorizzazione che noi ritroviamo presente nei testi medici del 1200. Quindi evitare l'acqua significa evitare di appesantire lo stomaco. Il vino invece non è considerato tale. Il vino ha una natura sicuramente umida, però più calda rispetto all'acqua, ed essendo più calda è considerato un alimento più bilanciato. Poi nel regime sanitario, se sappiamo il tavolo, ritroviamo che abbinato ad alcuni alimenti specifici, ad esempio la carne di maiale, addirittura con una medicina. Quindi è un discorso medico-teorico questo, per cui l'acqua non fa bene e bisogna evitarla il più possibile. Questo testo in cui invece si parla del fatto che il vino va consumato con moderazione, lo ritroviamo sia in Platina che successivamente in Matteoni, invece parte dall'idea che l'alcol potrebbe non fare bene a tutte le persone, nel senso che ad alcune persone potrebbe essere nocivo. Si parla anche di Matteoni, si parla anche specificamente del fatto che mentre una moderatissima quantità di vino è una cosa che fa bene alla salute, bere in maniera eccessiva comunque provoca dei danni allo stomaco, al fisico. E questa è un'idea veramente molto nuova, perché nel Medioevo l'idea che il vino potesse fare male non passava niente a nessuno. Quindi è anche una questione non solo di tipo igienico, ma anche una questione di teorizzazione medica. Il vino è una relazione simile alla nostra, non è un vino diverso, e tanti vini sono anche stessi nostri, ce ne sono qualcuno diverso, ma i nomi, quantomeno i nomi, sono gli stessi nostri. Prima probabilmente alcuni vini erano pari, ma erano un po' diverso, anche se alcuni vini c'erano ancora la Roma, però molti vini nel Rinascimento li troviamo come gli stessi nostri. Il vino non è l'unica bevanda, è la bevanda principale quantomeno in Italia, ma non è l'unica bevanda che si consuma nel Rinascimento. Esistono anche i vini di frutta, in particolare quello di melagrana, molto diffuso, apprezzato, ma anche di altri frutti. E anche un vino che fra i più apprezzati, fra quelli di melagrana, che è un misto di uva e di melagrana. Non solo il vino, l'idromele è apprezzato, non diffusissimo, ma bevuto, una bevanda fermentata di acqua e miele. È forse più diffuso a nord, ma nel Rinascimento è diffuso ancora anche in Italia, sia come ripresa dei classici bevuti,
utilizzavano, mentre Roma si utilizzava ampiamente, che deriva anche da alcuni ricercatori medici arabi che propongono diverse ricette a scopo medicinale nel loro caso di Romele. Il Rinascimento per il pane abbiamo veramente molte descrizioni di vari modi in cui viene fatto e viene prodotto, ci sono tantissimi tipi diversi. E ad esempio nel testo di Felici noi ritroviamo anche una cosa che viene chiamata piaga o crescia, per dirvi. Non assomiglia molto alla nostra piadina, nel senso che si tratta di una sfoglia di pasta molto sottile preparata con lo strutto e poi dopo appunto tirata sottilissima, messa insieme ad un'altra appunto striscia di questa pasta appunto mi sto incasinando, tirata così fine, con all'interno delle cose, spesso appunto dell'uvetta, altre cose, e viene fatta appunto con lo strutto. Non assomiglia alla nostra piadina, però è stato abbastanza interessante il fatto che appunto questa cosa venisse citata. Noi ritroviamo tantissimi tipi di pane, fatti con la pasta madre, oppure fatti anche in altri modi, in genere fatti con la farina bianca, perché comunque come nel Medioevo la farina pregiata è la farina bianca. Nel testo di Felice, ad esempio, ritroviamo citato anche il pan da cani fatto con la crusca, come una cosa veramente da e ci sono anche appunto dei pani integrali fatti in altro modo, però sono considerati meno pregiati rispetto a quelli prodotti con fior di farina, però in questo siamo assolutamente in continuità con il Medioevo, in cui comunque bianco, tenete presente che non significa solo bianco, ma significa anche migliore, più puro e più nutriente. C'è questa idea per cui al colore di un cibo corrispondono anche determinate caratteristiche dal punto di vista appunto della salute e quant'altro. La pasta nel Medioevo è presente in tutta Europa, nella stessa quantità, non è presente in modo maggiore in Italia, è una cosa presente ma non è fra i piatti più diffusi. Mentre nel Rinascimento aumenta soprattutto la produzione in Italia, esiste anche la pasta secca, la pasta viene conservata, e essiccata e usata. C'è bisogno, non c'è più soltanto la pasta fresca fatta al momento. I tipi di pasta sono moltissimi, alcuni tipi cambiano nome nel corso del tempo, però vanno a codificarsi alcuni tipi di pasta, dalla descrizione di bucatini oppure tagliatelle, le lasagne che non sono la preparazione in sé, ma il tipo di pezzetto di sfoglia, nel Rinascimento delinea questa tipologia. I metodi di preparazione sono più svariati, dal tipo base di preparazione che deriva dal Medioevo, che è far cuocere e bollire la pasta in brodo e poi servirla condita con formaggio e spezie. Questo è un tipo di preparazione base della pasta che c'è ancora nel Rinascimento, anche se sì, anche nel metodo di preparazione tipi, e deriva dal Medioevo questa tipologia di preparazione. Comunque appunto la pasta. La tipicità della pasta con prodotti italiani nasce nel Rinascimento, mentre prima era una cosa ovviamente diffusa in tutta Europa, ma non così frequente all'interno del mercato. Poteva essere, poteva non esserci, c'era, no. In Italia invece sì, nel Rinascimento si ampia i numeri e il numero di tipologie di pasta ed è presente molto più spesso. Le prime cose che sono arrivate dall'America in realtà sono state i polli d'India e i conigli d'India, che tradotti sarebbero appunto i tacchini e i porcellini d'India particolarmente attrezzati, che noi iniziamo a ritrovare abbastanza presto, ma non nell'altra cucina. Cioè la gente nell'altra cucina, scusate, il pollo d'India sì, il pollo d'India in Bartolomeo Scappi viene particolarmente apprezzato, anche perché naturalmente trattandosi di un pollo di dimensioni ragguardevoli è una cosa particolarmente stimata, quindi troviamo diverse ricette di pollo d'India. Mentre per quello che riguarda altre cose, due alimenti hanno avuto un successo immediato, che sono stati i pomodori, che si friggevano, si mangiavano esclusivamente fritti come le melanzane, e i peperoncini. Noi ritroviamo Felici che ci scrive che nella sua epoca, quindi verso la fine del Cinquecento, in tutti i balconi qualcuno si teneva la pianta di peperoncino, che veniva chiamato naturalmente pepe di India. Sur, parmi ceux larguoyeux, si ouais, c'est y'en sans voix, on demeure.